Io ho saputo che c'è stato. No, intanto vediamo questo filmato. Allora, ma Monica, intanto una cosa, Monica Bellucci, poi mi devi rimarranno dire. Rimarranno tracce di questa puntata? No, io so che c'è stato. La mia ragazza è in treno, quindi per un'ora di autonomia. Allora, dopodiché, mi dicono che c'è stato un bacio con Monica Bellucci. Vediamo. Non so se ce l'abbiamo, non credo. Però durante le prove, sala prove. Vediamo. No, vediamo, tu me lo devi dire. Che vediamo? Io non so manco se c'è. Allora, che vediamo? Allora posso raccontarti. Io non so se i miei autori sono riusciti posso raccontarti a com'è andata. Sì. Iniziamo intanto. Monica, una donna meravigliosa, di una semplicità spiazzante, sì, di una bellezza talmente naturale. Ti sei innamorato? Andiamo avanti. A un certo punto, durante la nostra sala prove, lei mi fa: Simone, con questo anche retrogusto francese nel parlare, no? Nel senso, e capisci, a Roma. Usiamo un altro termine, però era usami il termine. Era un po' inebriato da questa. Invaghito. Ecco. E a un certo punto. No, qualcosa in più. È scattato qualcosa in più? No. Mi fa: Simone, per me questi passi sono troppi, improvvisiamo. Ah. Come improvvisiamo? Sì, sì, noi al cinema facciamo così, molte volte improvvisiamo ed escono le scene migliori. Mm. E famo come al cinema, gli ho detto. E che avete fatto? E allora abbiamo cominciato a improvvisare nel tango. E improvvisa, insomma, è stato un tango forte. Ma si vede che eravate molto vicino, anche perché tu sembravi alla fine un po' imbalsamato, non te riuscivi a staccare, L'avete visto? La prova? Ma l'avete visto? Vediamolo, vediamolo. Amarti mi consola, mi dà allegria, che vuoi farci la vita. Siamo attori, lei mi ha fatto come al cinema e quindi il ruolo, quello non è che ero io. Ma non ti staccavi più, sei stato con la capoccia ferma lì e si capiva che aspettavi, il bacio aspettavi. No. Bella, esperienza, sì. Devo Senti, dire. Però ci hai fatto un po' piangere, perché mi hai commossa, perché sei stato molto vero. Noi siamo abituati a vederlo sempre, lui molto, molto sicuro, no? Molto sicuro, sì, di guarda, sé. Io non ho ancora detto nulla, ho detto ci parliamo la prossima settimana, sì, no, perché... però manco un bel pezzo. Dai, vediamolo allora, vediamolo. Dopo 16 anni potrebbe essere l'ultima esibizione, insomma. Andare via, dai. Vabbè, adesso però. Andare via, ti prego. Mi piacerebbe continuare a ballare per tutta la vita, ma non è possibile. Una delle figure più importanti di Ballando con le Stelle, soprattutto un uomo di grande eleganza e di grande educazione sempre. Simone merita un grande applauso. Il mio legame a questo programma è totale. Guillermo Mariotto. Dieci per un totality. 50 punti. Are you okay? Tanta commozione, Ma sono 16 anni di vite nostre che si sono intrecciate, no? A parte il momento della scena, della puntata, poi ci sono vite che continuano insieme, quindi
e tutto quello che poi ho ottenuto grazie a questo programma. Poi, ma perché pensi che sarà l'ultimo? Perché emotivamente non mi sento più così, diciamo così, non ho quella sfrontatezza del ventunenne che entra in pista e vuole spaccare tutto, capito? Ho un altro tipo di approccio molto più posato, più ponderato, più razionale, quindi delle volte mi dicono: Simone, ma tu non provi emozione, non ti piace, non sei stanco? Assolutamente no, è solo che avendo vissuto tantissimo questo programma, il dietro le quinte, tutti i commenti, io quando li sento parlare già... Io capisco perfettamente il dispiacere anni, Simone, di Alvise. 16 anni. 16 anni, sì. Siamo ovviamente Milli, Paolo Belli, due autori, Guglielmo Mariotto e me che siamo lì dal primo. Guglielmo Mariotto non è che non è venuto perché l'ho mandato a quel paese domenica scorsa. Mariotto non c'è perché è in volo per Dubai a vendere, sì, i suoi vestiti meravigliosi. Quattro regine ha lasciato me, che sono una povera disgraziata, una scappata di casa. Mariotto però domenica prossima qua.